Allora, H Risponde. H Risponde è un progetto che nasce nel 2003 all'interno del centro di documentazione e informazione handicap che appunto l'amministrazione di allora, insieme al coordinatore d'ambito di allora, nell'ambito in pratica i servizi sociali in questo caso, fanno una scelta importante, mettere la disabilità al centro della città, perché deve essere un turbamento che porta al cambiamento. Quindi allora, parliamo del 2003, ancora non si parlava di inclusione, si parlava di integrazione, ma noi siamo stati precursori di questo processo, perché i processi si fanno con delle azioni. Quindi noi abbiamo attivato questo centro di documentazione e informazione d'handicap, e quindi è stato un primo ascolto importante rivolto alla realtà della disabilità. E il mattino, quindi fino al 31 di maggio 2022, dal 2003, abbiamo portato avanti questo percorso di ascolto, importantissimo, perché è con l'ascolto, con la mediazione, che si attivano dei percorsi altri, dei processi inclusivi, ma anche proprio di carattere informativo, come poi è dovuto dal centro di ascolto. Quindi siamo stati in un certo qual modo, no, gli antesignani di una realtà che oggi si va a concretizzare con questo centro famiglie che giustamente si vuole aprire, questo sportello famiglie. Benissimo. H Risponde è un'altra cosa, è una realtà all'interno del centro di documentazione che ha attivato un percorso oggettivamente inclusivo. Perché? Perché i ragazzi in questo spazio, affacciati alla piazza, perché appunto, come ho detto prima, deve essere qualcosa che doveva essere qualcosa di dirompente, si sono messi di fronte alla comunità fanese a dare un servizio mirato, che era quello, ed è, di assegnare la casetta degli scout, che è di proprietà comunale, per fare in modo che la persona che avesse bisogno di questo tipo di utilizzo si potesse confrontare direttamente con la persona che ha una condizione di disabilità, proprio per attivare nell'immediato una condizione di riconoscimento. Vuoi la casetta? Bene, benissimo, sono molto contento di assegnartela sulla base delle mie abilità, e lì attivi il riconoscimento. Contestualmente anche l'azione inclusiva, diciamo proprio in front office, attiva anche proprio con tutte le altre dinamiche che sono l'andare ad acquistare del materiale in centro città, quindi andare a, allora c'era la cartola, il libro, adesso c'è la Domus, e quindi si va in questi posti, come andare in cartoleria, come andare al supermercato a prendere determinate cose, ad interfacciarsi con le persone che entrano qui per chiedere un'informazione rispetto a un luogo, perché noi abbiamo accanto l'URP, il pomeriggio è chiuso, noi siamo qua, e le persone sia d'estate che d'inverno aprono la porta oppure la trovano già aperta e si interfacciano con la persona che ha una condizione di disabilità. Quindi noi abbiamo in un qualche modo attivato un percorso che oggi, grazie a tutta, diciamo, a tutta la normativa che ci è venuta incontro, legata anche proprio alla scuola, perché vengono attivate le alternanze scuola-lavoro, ai TIS, che sono i tirocini di inclusione sociale, all'inserimento lavorativo oggettivo della persona, ma tutto è partito da un riconoscimento. Quindi, in un livello superiore, benissimo che possano essere attivati dei progetti di inserimento lavorativo o di collaborazione, qualsiasi forma essa sia, ma in un livello altro, con delle utenze altre e con una organizzazione altra. Questa è un'altra cosa. H Risponde è al centro della città, ha il suo percorso che è strutturato in un modo estremamente attento, perché richiede un intervento molto particolare, perché sono persone che in un'altra condizione, con altre richieste, sicuramente avrebbero tanta difficoltà, ma ognuno ha il suo pezzo. Allora H Risponde alla sua storia, che sicuramente è stata l'espressione forte di un percorso che oggi può chiedere altro, ed è giusto che sia così. Il centro famiglie, che di cui se ne parla,
È in pratica il proseguo del centro di documentazione e informazione handicap, che giustamente rientrerà in un'area, diciamo, in una rosa di realtà familiari, perché è giusto che sia, perché la disabilità fa parte della famiglia. Quindi prevederà, come è stato detto, dei momenti di incontro anche protetto per alcune situazioni familiari, un ascolto più mirato per altre situazioni. Per quello che riguarderà la disabilità, si dovrà attivare un percorso informativo di accompagnamento. Quindi è altra cosa. H risponde è un servizio alla città che chiaramente necessita di uno spazio dedicato nella città per promuovere un processo inclusivo che ha dato i suoi frutti, perché oggi si può parlare di inserimento lavorativo, di alternanza scuola-lavoro e di TIS, ma grazie a un'esperienza che ha segnato il passo, che allora è stato qualcosa di turbamento. Oggi, e sappiamo benissimo in psicologia che solo il turbamento porta al cambiamento, e ben venga, ma non si può dimenticare quello che è stata la radice di questo percorso. Quindi noi siamo qua per un motivo molto semplice: siamo dei precursori, siamo dei fautori di un processo inclusivo vero, perché questi ragazzi si interfacciano con la gente comune, e quello che ancora oggi è tanto difficile, ci sorprende, è gestito il bar da persone con trisomia 21, c'è la pizzeria gestita da ragazzi autistici, ancora fa notizia questa cosa. Pensate voi come eravamo nel 2003, ma noi ci abbiamo provato, è stata una scelta vincente, perché ci siamo confrontati con i valori, con il riconoscimento della persona, e la persona va riconosciuta sulla base delle sue abilità, è collocata in modo tale che possa esprimere al meglio il suo saper fare, perché solo attraverso il saper fare emerge l'essere, che poi riconferma il suo saper fare. Certo. Quindi la richiesta forte della nostra associazione non è perché vogliamo essere qua a prescindere. Vogliamo essere qua perché c'è un motivo forte, perché solo essendo al centro della città si possono attivare cose fuori anche dalla città, perché è passato un messaggio in cui la persona deve essere riconosciuta, e quindi non sono delle pretese, non sono dei privilegi, non abbiamo nessun privilegio. L'unico privilegio di cui possiamo vantarci è che abbiamo sdoganato in un certo qual modo la condizione di disabilità, quindi là dove si pensava che non era possibile, quindi l'impossibile è diventato possibile. E io penso che un nostro territorio, come ci sono venuti a confermare tantissimi sostegni, ha bisogno di questo, ha riconosciuto questo, ed è una cosa molto bella, e noi siamo fortemente soddisfatti. Quindi chiediamo a tutti di comprendere il valore che ha questo spazio, che è di fronte alla piazza. Non abbiamo problemi di girare l'angolo della piazza, ma in piazza dobbiamo stare, perché altrimenti lo sguardo non si alza. Qui c'è un obbligo di guardare, passi e guardi, siamo trasparenti perché ci vedono dal di fuori, siamo a contatto diretto con ogni evento che si verifica in città, ci conoscono, li conoscono, i ragazzi arrivano a piedi, i genitori li accompagnano fino davanti alla porta, la famiglia che confida su delle autonomie di spostamento può stare sicura, perché c'è una condizione di controllo anche a distanza. Sono dei piccoli passi o dei piccoli gesti per qualcuno, ma per una persona con disabilità sono delle grandissime conquiste. Quando un genitore sa che il proprio figlio il pomeriggio ha un impegno, e questo impegno si è arrivati a gestirlo in autonomia, è come essere arrivati, non lo so, alla laurea, quando magari ancora uno non sapeva leggere e scrivere. Quindi queste sono delle messaggi molto importanti, di cui noi tutti abbiamo bisogno, perché il servizio di H risponde non è un servizio per la GFI, non è un servizio per la casetta degli scout, è un servizio per il territorio, tant'è che grazie
al comodato d'uso gratuito, e lo sottolineo, dello spazio Casetta Scout, così definita, un bene del nostro patrimonio è curato, è vissuto. Nel contratto c'è scritto a uso sociale, ed è vero, perché lì vanno, c'è il progetto Libera il Tempo, ci sono gli utenti che vanno del centro del tempo libero, del centro diurno, c'è il progetto che si muove di Libera il Tempo, Imparare Facendo, dove ha tante persone che vanno anche con ragazzi all'interno con disabilità. Ci sono i progetti estivi, dove si fanno attività sportive a piccoli gruppi, dove all'interno ci sono ragazzi con disabilità, ma quello spazio va mantenuto e curato. Come può essere richiesto? Grazie a delle persone con disabilità che, anziché stare davanti al frigo, davanti alla televisione o seduti in una panchina a guardare il mondo, quando tu hai 20, 25, 30 anni, 35 anni, ti sentono utili. E questa è una cosa fondamentale. Per ogni persona c'è una progettualità, perché sappiamo benissimo che nell'ambito della disabilità c'è il progetto di vita che, diciamo, li conduce. Per questi ragazzi questa parte rientra nel loro progetto di vita, perché li fa sentire parte di un intero, perché l'inclusione è essere parte di un intero. Questa è la definizione che dà Moren, ok? E gli interventi devono essere circolari. Questo dice, quindi questo, noi abbiamo messo la persona al centro, ci siamo attivati per questo, a suo tempo c'è stato uno sguardo lontano, e questa è la cosa molto importante. Benissimo che oggi si pensi ad uno sportello famiglie che accolga tante famiglie con i loro bisogni. Questo non significa che in una coprogettazione la GFI, quando sarà invitata, non proponga un intervento di presenza di ragazzi con disabilità all'interno di una certa progettualità, che sarà. Oggi noi abbiamo questo progetto che va mantenuto, e soprattutto va mantenuto in questa realtà centrale per una finalità precisa, perché la disabilità va vista e vissuta e odorata. Grazie.